giovane. Ciao. Siamo reduci, come dico sempre. Fai vedere il documento. Dall'aver presentato una ennesima querela. Ma insomma, è una querela molto particolare questa, perché non è, diciamo, integrata in un settore di nostra diciamo, peculiare competenza, in cui abbiamo svolto tantissime delle nostre querele. Questa esula completamente dalla serie che abbiamo fatto in questi anni. Perché? Perché ce la prendiamo con un tizio che, secondo quello che dice Amadeus, dovrebbe essere il clou del nuovo, ultimo, attuale, diciamo in arrivo, Festival di Sanremo. Ogni zona d'Italia sarà toccata da queste elucubrazioni religiose, profondamente religiose. Allora io, intimamente religiose, direi piene di pietà religiosa, capito? Ecco. Io vi annoierò forse un po', ma quello che dice questa querela va letto tutto. Allora, questo signore che noi denunciamo è un tale signor Junior Calli, non come i Calli del piede con la Y, Calli con la Y, che al secolo si chiama Antonio Signore. Dopodiché denunciamo, è un vero signore, dopodiché denunciamo il presidente dell'AGCOM ed altri, il tale un signore anche lui, Angelo Marcello Cardani, che diciamo enunciano bene ma razzolano molto male, perché riescono a produrre infinità di delibere, determinazioni e quant'altro, ma alla fine il fatto non viene poi portato a compimento. E vengono denunciati per vilipendio della Repubblica, vilipendio della nazione italiana, vilipendio e minaccia a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale, istigazione a delinquere, istigazione a disobbedire le leggi, pubblicazione di spettacoli osceni, diffamazione, minaccia e forse anche qualche altra cosa. Il fatto: il cantante Junior Calli ha un profilo molto discutibile, essendosi guadagnato la visibilità con produzioni musicali da far accapponare la pelle. Tralascio altro e vi leggo il testo di una delle sue canzoni e poi anche di altre, alcuni stralci. E non fate finta di non sentire. Al di là del linguaggio che ne caratterizza i testi, dove secondo la migliore tradizione trash abbondano cazzi e troie, Calli si è distinto per un video musicale nel quale se la prende con una donna, eccetera eccetera. Andiamo al testo. Si chiama Streghe. Allora, quindi, declamo: Robin Hood deruba ricchi, Malibu limone a spicchi, si fanno le storie con 40 fighe, ma poi arrivo io quando tu non ficchi dentro al gioco, chiappe strette, amici rapper, solo marchette, voglio vedere la vostra faccia sopra i pacchetti delle sigarette. Sì, li ho uccisi tutti quanti io. Ma questi credono di essere originali, sì, di essere spiritosi. Li ho uccisi, signor maresciallo, gliel'ho servita come hanno fatto loro, gliel'ho servita sopra un piatto caldo, testa alta quando io parlo, quando ti parlo, guardami in faccia quando ti parlo. Mi hanno sfidato, è stata una cazzata, come quando scopi e, lì ti togli in ritardo. Questa è bella, eh? Lei si chiama Gioia, ma beve poi ingoia, balla mezza nuda, poi te la dà. Si chiama Gioia perché fa la troia. Sì, perché la gioia, sì, per la gioia di mamma e papà. Questa, frate, non sa cosa dice. Porca troia, quanto cazzo chiacchiera. L'ho ammassata, le ho strappato la borsa, ci ho rivestito la maschera. Viene a vedere che bella la luna da sopra i palazzi. Siamo la voce della libertà per questi ragazzi. Sono la strega che fa, sono la strega che fa, sono la strega che fa sciulla sciulla là. Siamo le streghe libere di bere per tutta la notte, ia ia. Beviamo, cantiamo, corriamo, moriamo veloce, ia ia. Ci bruciamo in piazza, ma tanto lo sai che risuscitiamo, ia ia, che risuscitiamo, ia ia, che risuscitiamo, ia ia, che risuscitiamo, ia ia. La gente che giudica piccola, dentro il cervello, fra briciola. Rispondi a parole che bene assestate possono spezzare la loro mandibola. Ho fatto un'orgia, frate, dentro casa, frate, dentro casa.
ma su Chiarmi il Cazzo non c'era Gruppi, ma a metà della scena italiana va comandati, schiavizzati dagli apparecchi digitali, medici privati costano troppo. Come cazzo faccio con i medicinali? Vaffanculo lo Stato, fanculo l'Italia, fanculo ogni membro della polizia, c'entro dentro con lo sguardo di mio padre che entra dentro una farmacia. Siamo le streghe libere di bere per tutta la noce, beviamo, cantiamo, corriamo, moriamo veloce, ci bruciamo in piazza, ma tanto lo sai che risuscitiamo, siamo le streghe libere di bere per tutta la noce, beviamo, cantiamo, corriamo, moriamo veloce, ci bruciamo in piazza, ma tanto lo sai che risuscitiamo, che risuscitiamo. Poi, fra l'altro, in altre cose c'è, dice... Il prete di Sacratore che arriva lì e gli dà estrema allora, funzione fra le altre cose per dice, farli risuscitare. Dice... Fanculo lo Stato, fanculo l'Italia, fanculo ogni membro della polizia, e poi stupro mia nonna, fra, nel bosco, nella vagina un poster di Bosca. Oppure mettiti a bere, bro, mentre dentro i bicchieri, ce la beviamo molto volentieri, ma dopo uccidiamo sti carabinieri e ci scopriamo Giussi Ferreri. Poi c'è per esempio una canzone che si chiama Magica Bula, mi piace danzare la notte sopra le punte, fra... Queste mignotte, uscito dalla fogna, dormo con te, con tre streghe. Fratello, le rimando a casa con le calze rotte. Auto blu. Sì, è arrivato in città, sta a cavalla di scena, è Troia e io la galoppo. E poi un'altra canzone che si chiama Room. Bella la tua tipa, studia la Bocconi, ogni tanto mi guarda, mi manda bacini, la guardo meglio, non mi dà emozione, e più che Bocconi, per me fa da Boc. E poi puntini. Lo zio, ma fai una scossa, dagli l'appuntamento. Ah, lo zio, ma fai una cosa, dagli l'appuntamento, perché così io l'ammazzo di botte, sto infame. No, zio, tu devi stare tranquillo, non ti preoccupare degli appuntamenti, dagli appuntamento. Dove ci vediamo e basta, poi arrivo io e te lo gonfio di botte. Un'altra che si chiama Cristiano, entro in cella il sabato e fuori il lunedì, sì. Tipo la disco, ma non c'erano puttane a quel tavolo. Ora scelgo in base al mio stato d'animo, una preliminare, un'altra, sì, per un altro pratico, la terza per finire, la quarta per i saluti, la quinta per la quarta, la sesta per la chiappa, la settima la ficco e quando grida prendo l'ottava, la nona è brava che mi scossa mentre chiava. Insomma, ecco, questo è il tenore di queste canzoncine molto, diciamo, blande, no? Molte, sì. Come si dicono quelle dell'Ottocento? Servono al potere per distrarre l'attenzione dei coglioni, questa alle realtà di crisi economica e politica che l'Italia sta vivendo adesso. Insomma, la produzione artistica del tizio, tutto materiale di alta cultura ed alta classe, come abbiamo visto, come si può leggere nei brani riportati sopra, non possono essere pubblicati, distribuiti e venduti in formato CD, DVD e o files in bit o nessun'altra modalità. Non si può fare perché farlo violerebbe il dettato degli articoli di legge che puniscono la divulgazione di tali tipi di testi e di opere e quant'altro. Quindi tutta una serie di disquisizioni che non sto a dire. Se si fanno sprologhi demenziali su una piccola emittente privata è meno grave di quanto lo sarebbe su una rete nazionale, perché la rete nazionale impatta su un pubblico molto più vasto, ha maggiore influenza, si suppone abbia maggiore autorevolezza, soprattutto l'approvazione di chi dovrebbe controllare le varie forme di comunicazione e diffusione delle informazioni e divulgazione di qualunque genere e natura. Negli spot televisivi che propongono il festival, continuamente in onda in questi giorni, si gioca sull'immagine di un Amadeus bambino e poi ragazzo appassionato del festival e pronto a cantare a squarciagola la canzone in gara. Questo è assolutamente vero, perché il festival entra in tutte le case e viene effettivamente seguito anche da bambini e ragazzi. E questo taglio particolare dei vari aspetti della vicenda va tenuto ben presente sopra ogni altra considerazione. E qui c'è un elenco, non lo cito perché sarebbe troppo lungo, di una serie, non uno, ma una serie di articoli di legge che dicono esattamente quello che ho affermato io adesso. E cioè la prima è la direttiva del Consiglio dei Ministri della Comunità Europea, che allora si chiamava
come si chiamava ancora? MEC, mi pare, all'89. O comunità, no, sì, si chiama... sì, il 59 già era cambiato, sì. Non era più MEC, era un'altra cosa. Sì, mercato sì, unico europeo, sì, sì. Una cosa del genere, vabbè. Era del 3 ottobre dell'89, la legge 89582, cioè della CE, prima della CE, eccola qua, della CE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative. Che non è la CE, è un'altra cosa, c'è, la CE, c'è. Non è la CE. Comunità Economica Europea, Comunità Economica Europea. Al capitolo primo, articolo 2, dice, vabbè, lasciamo stare, è troppo lungo. Comunque, all'articolo 3 invece, comma 2, quarto capoverso, dice la pubblicità televisiva e informativa, vedi articolo 22 sotto, non deve A. vilipendere la dignità umana, B. comportare discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offendere convinzioni religiose o politiche, indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute e la sicurezza anche mentale e morale. Capitolo quinto, articolo 22, dice per ciò che si riferisce alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le loro trasmissioni non contengano programmi in grado di nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale e morale dei minorenni, in particolare programmi che contengono scene pornografiche o di violenza gratuita. Questa disposizione si applica anche agli altri programmi che, pur non rientrando nella categoria precedente, possono nuocere lo sviluppo fisico, mentale e morale dei minorenni. Tralascio altro e vado all'articolo, dunque, testo unico della radio e televisione, decreto legislativo del 31 luglio 2005, numero 177, che dice, articolo 4, comma 1, lettera B, dice le trasmissioni di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona possono nuocere o che possono nuocere lo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori. Poi qui c'è chi deve applicare la legge, cioè il comitato di controllo in materia di servizi televisivi, di televendita, eccetera, e le funzioni dell'autorità, che ovviamente tutto dice, tutto afferma e nulla fa, perché questo signore, ricordiamocelo, che è riuscito a pubblicare queste porcate qua, no, chiamandole canzoni, non lo so che merito può avere. Io non conosco manco, ecco, devo dire la mia, diciamo, testimoniare la mia ignoranza, non ho sentito le canzoni, quindi non conosco il livello musicale, diciamo, diciamo puramente, che è zero, non lo so, non lo possiamo dire, perché qui meglio non evitare che sicuramente qualcuno ci cercherà ce lo venga a dire, diciamo, riconfigurare il nostro comportamento. Ma comunque qui parlano appunto di vigilanza e sanzioni, l'articolo 35 di quello che ho detto prima, del decreto legge, decreto legislativo, che dice al comma 4 che ci sono sanzioni che partono comma 2, che partono da 25.000 euro fino a 350.000, e per i casi più gravi anche la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da 3 mesi a 30 giorni, da 3 a 30 giorni. Questo vale per le TV, capito? Quindi anche per la RAI. Certo. Poi c'è la direttiva della Comunità Europea del 2007, numero 65, del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, dell'11 dicembre del 2007, che dice, all'articolo 8, dove sta? La Commissione ha adottato una comunicazione sul futuro della politica europea in materia di regolamento audiovisivo, nella quale ha sottolineato che la politica di regolamentazione di tale settore, ora come in futuro, deve tutelare determinati interessi pubblici, quali la diversità culturale, il diritto all'informazione e il pluralismo dei media, soprattutto la protezione dei minori e la tutela dei consumatori, e deve incrementare la consapevolezza e la fabbrizzazione mediatica del pubblico. Articolo 44, sempre della stessa direttiva della Comunità Europea, dice la presenza di contenuti nocivi nei servizi di media audiovisivi continua a sostenere una forte continua a costituire una fonte di preoccupazione per i legislatori, l'industria dei media e i genitori, e
è dunque necessario introdurre tutti i servizi media audiovisivi, incluse le comunicazioni commerciali audiovisive, norme per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, nonché della dignità umana. Tralascio altro, arriviamo ad ora. Allora, da rilevare infine che, ma solo in ordine di tempo, quanto stabilito dalla recente delibera numero 157 del 2019 del Consiglio dell'autorità per le garanzie delle comunicazioni AGCOM, che ha adottato un nuovo regolamento detto in inglese sull'hate speech, cioè precisamente il provvedimento è intitolato per regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e dei principi di non discriminazione e di contrasto all'hate speech. Il punto di partenza della nuova regolamentazione, tralascio altro, dice: l'autorità, nell'esercizio dei compiti ad essa affidata dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali delle persone nel settore delle comunicazioni anche mediante servizi di media audiovisivi e radiofonici, cioè in qualunque formula pubblica che tu la pubblici oggi, e dice: già con la precedente delibera del numero 46 del 2018, del 6 febbraio 2018, che si intitola Richiamo al rispetto della dignità umana e alla prevenzione dell'incitamento all'odio, l'ACCOM aveva sollecitato i fornitori di servizi a media audiovisiva a garantire nei programmi di informazione e comunicazione il rispetto della dignità umana e a prevenire forme dirette o indirette di incitamento all'odio. E dice, fra l'altro, dovrebbero essere tenuti ad adottare le misure appropriate per tutelare il grande pubblico dai contenuti che istigano alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo o di un membro di un gruppo, eccetera, eccetera, eccetera. Per hate speech, nello specifico, si intende utilizzo strategico di contenuti o espressioni mirate a diffondere, propagandare, ecco strategico come avevi benissimo subodorato te, di contenuti o espressioni mirate a diffondere, propagandare o fomentare l'odio, la discriminazione e la violenza per motivi etnici, nazionali, religiosi, ovvero fondati sull'identità di genere, sull'orientamento sessuale, sulla disabilità o sulle condizioni personali e sociali, attraverso la diffusione e la distribuzione di scritti, immagini o altro materiale anche mediante la rete internet, social network o altre piattaforme telematiche. Occorre sottolineare come le espressioni o discorsi d'odio, hate speech, fra virgolette, sono di regola diffuse non sui media tradizionali TV, radio, carta stampata, ma tramite il web, spesso a causa di notizie diffuse senza la intermediazione operata dai giornalisti, il pubblico è raggiunto da ogni genere di notizia attraverso social, blog o altri. Sulla scorta di queste premesse, l'AGCOM nel nuovo regolamento dell'hate speech anzitutto provvede a fornire una definizione della nozione di espressione o discorso di odio, qualificandolo esclusivamente come utilizzo di contenuti o espressioni suscettibili di diffondere, propagandare o fomentare l'odio e la discriminazione e l'istigazione alla violenza nei confronti di un determinato insieme di persone, in questo caso forze dell'ordine, donne, eccetera, target attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di gruppo, etniche, di provenienza territoriale, di credo religioso, di identità di genere, di orientamento sessuale, di disabilità, di condizioni personali e sociali, attraverso la diffusione e la distribuzione di scritti, immagini o altri materiali, che anche mediante la rete internet, social network e altre piattaforme telematiche, articolo 1, lettera N. Questo ovviamente è la parte terminale che diciamo noi, tutto ovviamente apprezzabile, ma in aggiunta all'ACCOM. L'ACCOM procede davvero contro chi viola le proprie direttive o no? Ha dunque perseguito la produzione, pubblicazione e distribuzione dell'album contenente i testi sopra riprodotti, oppure no? E per concludere, tutto questo premesso, in particolare la Costituzione, articolo 41, che dice: l'iniziativa economica privata è libera, per carità, però non deve svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e in modo da non arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, in particolare in questo caso delle donne. Mi sembra che non c'è altro da aggiungere. Tutte queste operazioni, anche tutte queste leggi... Dove stava l'ACCOM e tutti gli enti di sorveglianza che dovrebbero fare il loro lavoro? Queste leggi aggiuntive che hanno fatto in questi ultimi decenni, che dovevano essere fatte appositamente per colpire chi si dichiarava nemico
di certuni che gestiscono oggi il potere a livello mondialista. Queste si stanno ritorcendo contro di loro. Perché sono talmente inabili che non si rendono conto che noi, che siamo abbastanza abili, possiamo utilizzare le loro leggi. Esattamente, esattamente. Quindi noi li denunciamo augurandoci. Il coltello è sempre a doppia, come si dice, a doppio uso. Può servire a tagliare il pane, ma anche ad ammazzare. E tagliarsi i coglioni. Ma soprattutto il coltello si può usare anche contro chi lo ha in mano. È naturale. Basta semplicemente torcere la mano. Esatto. E si fa l'opera che uno vuole. Esatto. Quindi questo per dire, in conclusione, che, come si dice, il diavolo fa le pentole, ma difficilmente azzecca i coperchi. Noi ci auguriamo che spettacolo nello spettacolo sia arrestato lì sul palcoscenico dell'Ariston. Viva Dio, questo è uno spettacolo. Sarebbe un coup de scène. L'arrivo dei corazzieri, però. I corazzieri. Un coup de scène proprio, no? Di quelli proprio che stravolgono tutto lo scenario precedente. Ecco, ci aspettiamo questo tipo di comportamento dalle forze dell'ordine. Oppure e anche delle procure. Che alcune persone che sono presenti lì facciano quelle belle manifestazioni che ricordo ancora quasi il tiro dei pomodori, sì, il lancio dei pomodori, il tiro dei pomodori, delle uova marce e di queste cose qui che mi divertivano moltissimo quando ero ragazzo. Dopodiché, cari amici, andate a vedere il prossimo video che noi facciamo, anzi che facciamo subito qui. Quindi tu vai a chiudere, sì. Che dopo diremo una cosa molto importante. So long! Laudetur Priapus.